A anali tutti i sederi. Ciao. Ciao. Buongiorno, bella ragadi. Jack, buongiorno, sono 50, ma la farebbe una bellezza. No, ho finito l'acqua. Alessandra, quando passi mi prenderesti dell'acqua, grazie. E tanti auguri. Tanti auguri per il suo esame, Lord & Gun. Grazie a Belzebù per i 40 mesi. Mi spammate un po' di Love Forever per la Alessandra? Che è il suo compleanno. Poi durante la sua live, non so che ora la fa effettivamente, aprirà i vostri regali. Il mio l'ha già aperto, era molto contenta. Mi spammate il Love Forever, state facendo gli auguri. Ah, siete tutti stupidini, eh? Mi sa che il caffè che ho bevuto non era abbastanza caffettoso, tra l'altro. Sono proprio... Buongiorno. Un altro coffee? Guarda, ti direi anche di sì. Perché Sif ci ha tenuti svegli stanotte, quindi sono... Ho mandato dei vocali a Gabriel, tutti sbiascicati stamattina. Karim ha finito Dragon's Dogma comunque. Moro ha giocato 48 ore, Gianluca 35, Karim dice 36 di recente, però in realtà ci ha giocato molto di più. Sono curioso. Ho rinunciato al caffè da 2 anni, buon per te. Buon per te. Vi ricordo che io che domani mattina io non faccio la live. Chiedo. Non so neanche scrivere. No, no, domani sera, se tutto va bene, la live c'è. Domani mattina non c'è. Domani sera c'è, domani sera c'è. Cioè, salvo imprevisti, domani sera c'è. Ti pare che salvo 2 live? Ci penso proprio. Qua bisogna fatturare! Che fai mentre lavori? E ti droghi, come tutti. Cocaina, crack, ecstasy. Might not one of the bandits in Burnworth jail know the methods employed by thieves and their ilk? Bon. Allora, avevamo preso la spada della sega. I quite agree. E mo dobbiamo andare a pompare la spada della sega. Che livello sono io? Sono al 29, ma le mie pedine sono a posto, quindi io direi che possiamo andare diretti dove dobbiamo andare. Dove dobbiamo andare? Qua. Che cazzo è Ambrosius? Ah. Ma che bella questa feature che scopro solamente adesso. Ma che comodità! Ma pensa tu! Ok, domani vado a Movieland comunque. Lo posso dire. Figo. Solo che io adesso dov'è che sono? E io sono qua, giusto? Qua. In realtà ho un bel po' di mappa ancora da scoprire.
Adesso sono qui. Allora, sai che c'è? Andiamo fino a. Fino a dove cazzo andiamo? Perché non c'è un carretto qui. La stazione di posta? No, non è la stazione di posta questa, ero sicuro. E merda, è qua la stazione di posta. No, questa è Melve. Questa è la stazione? Figa. Che volendo, potremmo anche farcela questa strada, così scopriamo un po' di robette. Dai, andiamo alla stazione di posta. You would gather materials here, master. Can we really afford to carry more? Perché non passi a fare giochi Web3, giochi con criptovalute? Allora, prima che io diventi un cripto bro, credo che ce ne voglia un bel po', eh. In traversing other Un worlds, I came to drago! know of a treasure chest in this area. Perchance you'd like to Se see mi it. piace, se mi piacesse buttare i soldi, insomma, comprerei gratta e vinci. I grant you fire's blaze. Salve! E chi è questo qui? L'amico sadomaso del drago? Cosa mi è successo? Mi batte il drago perché questo qui è un drago! Mi batte il cuore perché è un drago. Ti è, muori, io sono la Risen, scemo! Spaccagli la faccia, spaccagli la testa, tutto, via, 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 via. Forse bisogna colpirgli il cuore, è il punto debole, il cuore del drago. Veramente Dragonheart. Non è che muoio anch'io se glielo colpisco. Sono vecchio. Si tocca il cuore! Sta avendo un infarto? Braccio sinistro, tutto a posto? Cosa suona? Aia! Puzzola una curetta. Con giochi Web3 la finanza non può venirti a dire nulla perché guadagni giocando e sei in classifica. Ma di che cazzo? Ma veramente mi stai proponendo? Pensavo fosse una gag. Santi Dio. No. Ma c'è ancora gente che sta dietro le criptovalute? Matti. Allora, il volume è un po' altino. Lo abbasserei. Giusto un pelo. Giusto per una tacca. Grazie, Iaco, per i 18 mesi. Sì, grazie. Giusto perché è forte il volume. Basta toccarti il cuore. Sì! Aspetta, ma è stato lui, non noi! Aia! Puzzola un po' di healings. Che dolores! Che dolores! Mi avrebbe detto che i draghi fossero forti? I giochi Web3 sono il futuro delle criptovalute. Ho capito, ma ancora stai andando avanti? Ma chi se ne incula? Ma dov'è? Ah. Another statue. Mayhap will yield us all to views. La statua? Why don't we go take No, a sì. look? No, ho capito, però è il drago? E vabbè. Battaglia epica finita, finita. Neanche male, finita. Ok, c'è un falò un po' più avanti? Qua? No, mi riposerò qui. Che dobbiamo fare? Siamo appena partiti, però. No, dai, andiamo avanti e basta. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy. Lui fa il 30. Però lui è un. Non è range. No, no, no. Ma questa qui ha cambiato outfit. Mi sembra ancora più nuda Lady rispetto a ieri. È possibile? Mi sembrava avesse una mutandina. Adesso è proprio chiappa di fuori.
Oh. Vabbè. Di qua dove si va? Non si va, però esploriamo, dai, che facciamo? Ah, qua si taglia. Dai. Sempre più uno delle pedine, veramente. Se non che mi dia fastidio, vedere un bel culo, però boh, mi rovina un po' il mood. Non voglio ingolosirmi. Grazie tesoro mio. Auguri! Grazie. Se lo porto sopra una mezz'oretta anche se metti almeno. Non c'è freddo. No. Cosa sta arrivando? Aiuto, Alessandra, mi attaccano. Take this! It is something I want. I wanted you to have it. Laurenzio, grazie per i 4 anni. Sì, per i 40 mesi, scusami. Quasi, 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 dai. Niente, la culata io me la becco sempre in testa. Aiuto, aiuto. Ho il mantellino in testa, aiuto. Ragazze, ragazzi, una mano. Vabbè, dai, mi arrangio. No! Vabbè, gatto, se ci vuoi prendere anche ogni tanto. Aiuto, sono appeso! Buongiorno, buongiorno! Estia, che stanchezza! E vabbè, sono caduto. Le animazioni sono molto belline di quando cadi, quando scivoli, quando voli via. Ah, giusto, è vero. È possibile che questa live venga chiusa random. O meglio, vi dovrei spiegare e darvi un contesto. Però mi fa ridere non darvelo. Deve venire l'elettricista. La finanza. Sì, sono passato alle cripto. No, non è un bel posto dove stare questo. Deve venire l'elettricista perché da ieri sera, ogni volta che accendiamo il piano induzione, salta la corrente. E niente, quindi è un problema. Va in corto, sì. La nostra ipotesi è che dell'acqua sia andata sotto. Che paura lui! No, no, con nient'altro attaccato. No, salta proprio quella, perché salta proprio il contatore suo. Non il contatore, come si chiama? L'interruttore suo. Il salvavita salva suo. Però salta anche fuori. Cioè, sta lì il problema, che deve andare fino a fuori, poi dopo riattivare. Non è che salta solo dentro. Ed è una rottura di cazzo. Era una freccia, eh? Ragazzi, facciamoci un sonno, va? Buongiorno Q, cosa succede? C'è un gran premio stamattina? Speriamo di risolvere senza rogne. Non lo so, non lo so. No, non voglio cucinare la carne marcia. Di giovedì, e che cazzo ne so io? È impossibile vedere Q sveglia a quest'ora. Well, we've eaten our fill. What say we settle our stomachs with a few hours sleep? Ti va, coccolino? Stasera l'ale fuori, solo io e te? Bistecca e polpetti?
So io cucino la carne maggio perché ho un filato di carne colorata strana. Veramente? Cazzo, dovrei provare! Non ho provato! Kitsune, rinnovo prima che arrivi l'elettricista, grazie mille! Dimmi la strada. Lady? Dimmi la strada. Dimmi la strada della cesta. Oh, a me? Nada. Vuoi fare polpetti alla piastra? No, voglio passare il tempo con polpetti. Mentre, ovviamente, Coccolino cucina. Perché è una donna. Yeah! Io sono daltonico, però ho provato e mi sembrava strana. Dovrei provare, dovrei provare. È che non sono scemo a mangiarmi la carne marcia. Over so soon. Why, we seem to have come through unscathed. Siamo we i mustn't migliori. Allow ourselves to become complacent. Apro un po' la finestrella, take va. Each trial as it comes. Voluto sperimentare. Mangiati una merda allora. È un rogue. Che cazzo spara? Perché sta sparando quel povero animale? They have their uses. Poi ci viene e si disinfetta tutto. No, volevo fargli il parry. Mi ha rovinato tutto. Mi rubano le kill. Molto bello il giochetto. Sono rotto poi i coglioni, io vado dritto. Guarda che si rivede. Siamo stati in questa grotta? Putrida. Che schifo. Credo di sì. Devo dare un occhio. Com'è c'è il botto di invidia? Me l'hanno attivato al mattino? Vabbè. È per stasera. Stasera giochiamo a Balatro con GeForce Now. Che voglio? Ah no, aspetta, qua ci siamo già stati. Sì, è dove c'era il ragazzino. Niente, niente. Via via. Kobayashi-san! Ciao gatto, sei lo streamer preferito nel dubbio sempre più in alto. Grazie mille. Grazie mille. Grazie Luke per i 19 mesi. No, è che allora ti spiego, dovevo farla stamattina la live del GeForce su questo gioco e Nvidia non ha voluto. Non so perché. Forse perché il gioco di base è ottimizzato male e come diceva giustamente Gabriel, la gente collega i problemi di dei gioco alla scheda video o al servizio, quindi in realtà ero curioso. Speravo proprio che girasse bene in streaming. Invece a quanto pare è proprio un problema. Cioè neanche con il super hardware di Nvidia si fa. Che è scemo.
Mi ha dato uno screen su Telegram di ieri su come andava su GeForce. Non l'ho visto. Puoi provare tu offline. Avessi avuto il tempo, Gabriel, che cacchio. Le giornate mi stanno sfuggendo di mano. Colpa il meteo. Il meteo fa schifo. Calpestiamo le tombe della gente e prendiamoci questo. Che bello però avere il cimitero qui. Bordo... coso. Che quando... quando il... che? Vabbè. Che quando il fiume inizierà a, a erodere di più, i cadaveri finiranno in acqua. Dammela a me. Anche se non faccio queste furbate, poi se le tengono. Guarda qua. One can see far to the distance from here. I'd gladly cast aside my weapon and laze about here, if the Arisen would permit it. Ciao. Ma perché? Ragazzi, aiuto. Ragazzi, aiuto. Mi lancia. Aia! Merda, vieni qua. Aiuto! Aiuto! Sto facendo del sesso orale non bellissimo. Madò. Ho letto spe d'orco. Grigliata pronta e cotta. Là le mangia la grigliata stasera, quella faccia di merda. Anche io vorrei. Invece mi sa che mangio un Whopper del Burger King. Dopo sessuale, giustamente. Freshly rested as we are. Sì, sì, ma no, 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 non ce ne frega un cazzo di lupi, via. Poi loco, grazie per 17 mesi. Salve. Buon carretto. Dove cazzo è il ponte? Era più giù? Cazzo, sì, era più giù. Perché in realtà posso anche seguire sta strada qua. Cioè, sti cazzo. We are to retreat then. Non so di che cosa parli, Bosca. You know death cling to life. 'Tis a wonder any foe challenges us with the Arisen in our midst. Vamos, vamos. E la pittura, che pelure. Buongiorno, Q, buongiorno. Gli auguri li abbiamo fatti almeno un'ora fa. No, the Arisen has been... ma l'ho, l'ho preso, perché non è morto? Ma non è niente di che quell'aggiornamento lì, Coren. Cioè, mi aspettavo veramente di più. Ma ho sbagliato strada? No, non l'avevo seguita a quanto pare. I've got a good feeling about this one. L'ha detto. Sono avvelenato.
Ciao? Tu sei? È un cattivo! I dare say I could topple such foes if I had time behind my back. Shall I give it a try? Right you are. No, come mi hanno rubato gli oggetti? Chi me l'ha rubato? Lui? Perché è ladro? Vatti a fidare dei ricci. Ciao Gianluca! L'hai finito? Stay with me, Arisen. Wait a moment. Ma dove l'ha mollata la cura, sta stronza? Non so quanto mi manca, ma non ancora. Karim l'ha finito ieri. Però mi sa che te, Moro, ci avete giocato di più. Lui è andato via un po' più dritto. Io sono molto indietro. Cioè, in realtà non sono così indietro. Mi pare di aver capito. Doppio Perry. Non è vero, era uno. Eccoci qui. Sono a livello 42 e da tana principale secondo me manca ancora un po'. Io ho smesso praticamente di fare secondarie perché il gioco non mi gira bene e ho le palle piene. Non me lo sto godendo. Ed è una cosa molto brutta perché non mi viene voglia di esplorare, di andare in giro, perché gira tutto male. Devo andare a Bathal adesso, giusto? Sì, che cazzo è Lutz? Boh. Su console gira meglio? Sì, però se devo giocare su console mi metto a giocare con i Playmobil a quel punto. No! Merda, ho messo giù il lascia passare per le chiavate. Paura. There are worse things than turning in a... Se gira mai non te lo godi, come mai non l'hai droppato? Perché comunque mi piace il gioco. Ok. Fiore essiccato, bello. Cioè il gioco è comunque bello e valido. Però non gira bene. Cioè, infatti l'ho detto, se... Oggi è l'ultimo giorno che lo gioco, fino a settimana prossima. Se non patchano, lo mettiamo in pausa. Vabbè, coccolino, esiste. È che devi pagare. Basta! Sì! Ogni volta! So sempre io! Non mi sono neanche cambiato il vestito! Dopo aver finito posso dire che nel complesso è pesantemente mediocre. Non eccelle in nulla. Ho notato questa cosa qua. Ti fa fare tante belle cose... Sì. È una cosa che sto notando. Ti fa fare un botto di roba figa ed è molto bello. Ma non c'è niente che ti dica ah! If
cose brutte del primo erano peggiorate, le cose belle c'erano già. Il combattimento mi piace un botto. Le cose che succedono e che puoi fare durante i combattimenti sono fighissime. Però a me piace, poi questo è un gusto personale, mi piace anche andare da una zona all'altra esplorando. E lo preferisco a Zelda, che Zelda ti lascia proprio nel vuoto più totale. Vai su, arrampica. No, mi piace avere delle strade da seguire esplorando. Quindi non mi dispiace, non mi dispiace neanche quello che stiamo facendo adesso. Poi adesso skipperò, e che mentre parlo preferisco che ci sia questa cosa automatica, perché me la vivo tranquillo. Sono solo combattimenti con gli stessi nemici? No, il problema è che ci sono troppi combattimenti, soprattutto in questa zona qua. Cioè ogni tre passi c'è un combattimento. Unielli, grazie per i 18 mesi. Shall we take a closer look? Le missioni si sminchiano facilmente. Ieri ho fatto il ballo in maschera ed è stato un disastro. E io ieri ho fatto la missione del carretto fantasma. Adesso il carretto è buggato lì, fermo, non si muove più. Lo dicevo ieri a Karim, sembra un gioco Bethesda. Ha un boato di problemi che sono cagate e risolvibili, però c'è un sacco di problemi, pur non avendo però l'immersività, le possibilità che ti dà un gioco Bethesda. Dimmi, dimmi Gianluca. Sono vestiato l'acqua. Elden Ring lo batte senza dubbio. Cosa c'entra? Anche Tetris. Se sono tanti combattimenti tutti ripetitivi, non è il massimo. Non sono ripetitivi i combattimenti, perché ti danno tante possibilità. Però sono troppi uno dietro l'altro. Se vai di notte, togliti tutte le armi e le armature e parla col cocchiere, ti fa salire. Se invece vai di pomeriggio, devi aspettare la notte. No, ma devo proprio togliermi tutto. Perché a me si è proprio bloccato lì. Perché la prima volta ha urlato ed è scappato. E la seconda volta si è bloccato lì. Vabbè, grazie. Lo faccio allora. Secondo me ad oggi è il metro di paragone per un open world. È vero che non... Però, ragazzi, poi dopo mi devo girare i coglioni. Ma che cazzo c'entra Elden Ring con questo gioco? Non è che se è open world lo devi usare come metro di paragone. Non c'entra niente. Come metro di paragone per le dinamiche. I personaggi qui sono degli stickman. In Elden Ring sono degli stick, sono fermi, ma che dici? Ma cosa c'entra? Vabbè, robe a caso. Poi uno si incazza. La gente pensa che open world sia un genere, ma tra l'altro. I link dei libri che stai leggendo mi sa che servono. Ma la base proprio, cioè un minimo di ragionamento logico manca qui, questo è il problema. Allora, gira meglio su console, però è lockato a 30 frame. Nel 2024... Andiamo a fare le casine di Pongo. Ma ok, Kitsune. Però non potevo più attaccarlo, farci niente. Non aveva la vita. Madonna, che schivata che mi ha fatto. Ma è il campione delle schivate sto signore qua. Morta. Chi è? La... Quanto costa? Sai che non ho idea. Credo sia full price, no? O un pelo meno. Non mi ricordo. Perché sono tutti problemi, Karim.
di piccoli incastri. Cioè, tutta la roba stealth non è per niente stealth. Ragazze, non è così che si spinge il carro. Se cavallano i dati di varie missioni, il gioco si fotte. Allora, io per adesso sto cercando di fare. Se prendo una quest a tempo, la faccio subito. Vabbè, un altro combattimento, siamo appena partiti. Arrivo. Ma sono gli amici di quelli di prima, come mai non... Dove va? Cioè, queste robe sono fighissime. Sono fighissime queste robe qua. Aspetta, oh. No, le stealth non ha... A parte il fatto che non ti puoi neanche cucciare. Ma poi lo stealth è proprio la cosa che hanno gestito peggio di tutte. È veramente terribile. Ok, siamo arrivati qui. E adesso dove devo andare io? Fammi vedere. Ah, qua. Dritto. Via. Sono molto figa, ma non posso dovermi fermare ogni 15 secondi. E infatti, allora... c'è un problema di troppi combattimenti uno in fila all'altro che non servono, non servono, perché anche banalmente togliendo la metà dei combattimenti ci sarebbe più esplorazione, più voglia di scoprire le grotte, le cose. Tu vai, sì, trovi delle robe, perché NPC che ti parlano e ti danno queste, ce ne sono tanti. Limitami un po' i combattimenti. Che poi magari è anche per quel motivo che scatta, perché ci sono troppe... troppi NPC che pensano. No, è il mio personaggio che corre strano, ragazzi, perché l'ho messo i gomiti stretti. Ho sbagliato. È un The Witcher fatto male. No, non c'entra niente neanche The Witcher. Non ce la facciamo, Che devo fa? Me lo bevo? Aspetta che mi sono dimenticato perché sono qui. Missioni. Porto d'Ambrosius la lama sacrilega. Ah. E dov'è? Ambrosius? Magari c'è un altro orario. Magari devi dormire. È probabile. Magari lo trovo la sera. Non lo so, lui prima di mezzogiorno non si alza? Non ho idea. Che ora è? Fammi vedere che ho scoperto qua come funziona. È di poco passata la mattina. Siamo in tarda mattinata, vedo. Peggio che andare negli uffici comunali. Sì. L'ora del braccio. E non lo so, non lo so. Magari sta facendo colazione. Fiumi, grazie per i 18 mesi. O almeno credo sia là. Ah no, aspetta, il sole va verso di là. Non ho idea di che cazzo. Neverwinter Nights. Quindi dici più in stile MMO online. Come non quello? Neverwinter Nights non era l'MMO.
Però no, aspetta, la versione è quello single player, sì, è vero, è vero, intendevo quello. Però scusami, non era MMO, ma comunque trovavi giocatori online. Well met, sir. How might I be of service? Here already? Traveling by oxcart was a welcome No, change. scusa, non funzionava un I po' hope la we can employ a Destiny? cart for our next journey. Ricordo male? No, no, mi confondo, mi Fancy a confondo. look at my wares? Stavo pensando a tutt'altro gioco, scusatemi, stavo pensando a che cazzo stavo pensando? No, 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 stavo... Ho capito, sì, ho capito, Karim. No, no, stavo pensando a un altro gioco. Fancy a look at my wares? Look at my wares. C'era un altro gioco che si chiama... No, Winter qualcosa. Neverwinter. Forse era Neverwinter, vediamo. Well met, sir. How might I be of service? Sì, mi stavo confondendo con Neverwinter. Coglioni, sti nomi tutti uguali. Scusate. Sonnicchio. Neverwinter MMO. Infatti, infatti. Però era comunque action. Era uscita la versione su console che... Cioè, io ho giocato quella che era comunque actions. Così, a metà pomeriggio ci sarà? Vecchie nel Winter Nights erano RPG classiche. È tutto un casino con sti nomi. Porca troia. If you must go off on your own, there's naught to be done. I only hope you'll return sooner rather than later. Va bene. Mi sono bagnati i piedini. Ok. Di qua. No, non ho mai piazzato il telecristallo, non ne sento il bisogno. Infatti ero lì per venderlo. Caso TPG le zampette. Sì. Bella bro, e non c'è. Ma a che ora è che mi devo presentare da sto stronzo? Non è che mi devo imbriagare con la roba che ho trovato lì? Cos'era? L'elisir universale. Fa recuperare la salute e la resistenza. Per chiavare meglio. Delle frecce qui che dovrei mettere giù. Boh. Te lo compro io subito. Come si fa? Te lo devo mettere dentro la pedina e te la spedisco? Come in Pokémon, madò. Credo che le pedine non possano entrare qua. Intanto perché a Batal sono molto razzisti. I can hardly keep you and my sights arisen. E perché questo è un Let's luogo endeavor to keep sacro. up, though we are less fleet of foot. Ah, non è qua. Icona mappa errata. Grazie, allora dimmi tu, per favore. Ma porca di una puttana, allora avevi voglia di aspettare. Ma cosa zitti? Ma scemo! Ma cosa mi fanno? Sto perdendo tutto il tempo del mondo! Ma vai a cacare, va! Dovevi succare come noi, ma ho già succato. Ho succato un botto con altre robe. Per una volta che non succo. È di qua allora. Ah, Luca, sono 44 mesi, grazie mille. Tra l'altro, ieri abbiamo fatto partire l'anime di Dragon's Dogma del 2020 su Netflix. Prima di tutto,
è fatto in cel shading, quindi mi fa sboccare, perché gli anime fatti così mi fanno sboccare, però è un gusto mio. Secondo, scattava e mi ha fatto molto ridere. No, 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 this is all wrong. What use a pitiful fragment such as these? What we have achieved is sufficient to sway the poor. sì, 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 è vero, Sengil. Berserk però era proprio terribile sotto tutti i punti di vista. I fear it may not be enough. Lord Phasus insists we shall succeed, and yes. Sì, sì, è una roba di Dragon's Dogma, devono scattare le cose. Io rubo, rubo. Diadema del veggente, bello. Ah, lo posso mettere anche io? Che storia. Non posso darlo a Puzzola? Ah, giusto, che distante. Glielo lancio. Vabbè, Piero. Ah, a new hand, Iron. Have you some business with me? Devi stare tranquillo, Ambrosio. Devi stare molto tranquillo. Why? Why? Tis an arisons. Perché mi sta guardando la fronte? This. This is incredible. La Madonna. I've never seen such a luster. E mi guarda così un posto. But why do you possess? È canon lo scatto. Sì, sì, sì. Where did you obtain it? No. Never mind. Tis of no consequence. Va bene. All that matters is this. With this alone, I shall be able to craft a superior godsway, the finest of all created to date. I must make haste that I might deliver it to Lord Phasus, even a moment sooner. But wait, no. I have not the worm's life crystals to restore it. Confound it all! Ha ha! Ought to be ridiculous! Do you even understand what you are offering? Worm's life crystals can only be obtained from drakes. Aia. But I suppose I am in no position to decline. Lord Phasus is satisfied with the God's way as tis, you see. And as I can expect no support from him, though I suppose 'twouldn't do to send you away. Lui suppone troppe cose. Empty-handed. Now. As I've said, worm's life crystals can only be obtained. Va bene. Cazzo, mi è scappato, tra l'altro. You would be so piccoli come una fava. Ecco qua. Porta la, ma sai che hai fatto? Qua abbiamo preso. 15 cristalli. Erwan Stark, grazie per la sub. Ma siamo pazzi nel culo? Però mi darà più di uno un drago. E dove li trovo qua? Anche dei draghi minori. Sì, ho capito, dove li trovo? Qua mi hanno attaccato l'altro giorno. Cos'è? La lettera consigliata. Non ci credo. No, scusami. In che senso? No. No. In che senso? Ma perché era qua? Ma era a caso. Perché era qui? Di solito ne danno 5 a drago. Ok, grazie.
Ma è a casissimo, c'è questa qua, c'era scritto questo messaggio: mio carissimo Fesus, le parole sembrano inadeguate per esprimere la profondità della mia gratitudine per la Stravelox che mi avete concesso, ma sappiate che stanotte la luna sarà di nuovo avvolta da un velo in attesa del ritorno del caldo splendere del sole. Fine. E adesso ho trovato l'altro pezzo qui, a caso. Gabri, rinnovo in forte periodo di stress, sperando passi presto. Un abbraccione! Tanti auguri. Vabbè. Ah, la versione finale della lettera, che dice? Farò di tutto ciò che è mio potere per far sì che la vostra tragedia si compia, affinché mio figlio possa reclamare il suo legittimo posto al trono. Vabbè, e devo tornare da Sven. No, vabbè, ma era completamente a caso trovare questa cosa qui. Vabbè. Brutta, brutta. Alcune queste sono gestite veramente a caso. Perché questo che mi viene da dire, cioè, è roba random. Non è possibile che trovi un messaggio così. Ah, sì, questo era quello della quest che non sapevi come portare avanti. Ma come? Questo l'ho fatto in modo diverso. L'ho portato dal magistrato e mi ha detto il significato e l'ho riferito a Sven. Ah, dal magistrato sei andato. Io sono andato dal capo dei capi. Figa quella cosa lì. Ok. Meglio. Molto meglio. Dovevo andare dal magistrato, effettivamente. I heard a rumor that a Medusa was seen there. Is it true? Bello! Non ne ha già ucciso una di Gorgona? Eh? Forse mi sto confondendo con Dragon's Dogma 1. Lady, grazie per i 17 mesi. Non c'erano nel primo? Ah. Che storia. Quando l'ho ammazzata? Non mi ricordo mica. Salve. Ho detto che posso prendere quello che mi pare. Posso prendere il soldino? Ah. Dente d'argento. Buono. Il primo mostro di tutorial. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Hai ragione. Cazzo, sembra passata una vita, ma in realtà non ho giocato così tanto, eh. Anzi, sono dispiaciuto perché l'ho giocato veramente poco questo Dragon's Dogma. Grazie, Wando, troppo gentile. Dove mi sto andando a infilare? Cristallo nero. Bello. Un ragno. Spero di averli uccisi. Non so. Com'è sceso quello lì? Come ci sono le prigioni qua? Salve. Buon pomeriggio. What are ye? Suppose it must make ye feel a hero. But ye ain't fool enough to think the Empress is safe now I'm in here, are ye? Go on then, and... What's this? Come for another laugh, have you? Provo a dargli i soldi? È un po' il trono di spade, è vero? Dai. Coin's a fine thing. I reckon ye must be touched in the head, giving coin to a would-be murderer. Still, suppose. Ma poi cosa se ne fa dei soldi uno in prigione? Scusa. I'll tell ye a little something as thanks for your generosity, cuz. Cioè, cosa fa? Si compra le sigarette? Fa del contrabbando. A che gli servono i soldi a lui?
I got this job by way of the Coral Snakes. I only did as I was instructed. Mm. If you want to know who hired him in the first place, you're best off asking a snake. Bello, utile è stato soprattutto. Wow! Come si esce da sto posto? È in prigione, dietro c'è il muro. È figa come cosa, come le celle del cielo là di Game of Thrones. Le celle celesti, come cazzo si chiamava? È fighissimo che... Nah, lasciami stare, Igor. Che puoi decidere di ammazzarti quando vuoi. È una cosa che rispetto. Però aspetta, mi sta segnando dove devo andare con la quest. Non mi sta dicendo di andare da lui. Ah, vado al santuario della devozione a domandargli. Ok, ho capito. Alla signora. Salve, signor. Dov'è che trovo un drago? Ah, guardi. Sono quasi estinti. No, era il nido dell'aquila, però le celle si chiamavano celle celesti, mi pare. You would gather materials here, master. Can we really afford to carry more? E la porta da cui ammazzava la gente era la porta della luna. Well met, sir. Fancy again? Che cazzo è il vendor? Ah, più avanti. Per i draghi! I draghi. Guardi, deve chiedere alla signora Daenerys. Allora, fammi vedere se posso. No, volevo dei pantaloni. Now, this hardly bears. Barbaro, però. Ma sono meglio di tutto, scusa, perché no? Perché pesano... No, pesano pure meno. Ma fan pandan? No, fan pandan questi. Dammeli. But don't you... Don't you forget about dare me. Try to take... Boom. Mi servirebbe anche l'elmo, effettivamente. Però sembra un cretino che gira così. Cioè, a sto punto mi prendo questo. Dai! Sembra una principessa. Ah, mi fa un po' meno protezione, per carità, rispetto a questo. Però almeno... Pegasus. Bravo. Vai, compro. Glielo rivendo. Ma giusto che lei deve mettersi questo. Fa 306. Compra per lei adesso. Ah, glielo posso prendere anche a lei. Niente. No, aspetta, volevo una tunichina per lei in realtà. La toga monastica, quella con la pera di fuori. Eccola qua. Via. Facciamo la sexy anche noi. E ci sono delle scarpe da mago? Leghette. Come leghette da asceta? Belle leghette. Leghette, va bene. Sì che risparmiamo qualcosina. Cos'è? La cappa. Ma mi copri i seni poi? No, no. Ok. Buono. Posso potenziarmi la spada? Oh, dai. Uomo barbaro, donna barbara, certo. Certo. No, questo qui lo devo vendere. Il diadema del veggente adesso lo do a lei.
Non ho più soldi. Aspetta, dov'è lo schiudo? Qua. Aspetta, Always a pleasure. Minchia, come abbiamo finito i soldi alla svelta, Porca vacca. Me? Now, this hardly bears saying. Minchia, non ci siamo neanche potenziati un cazzo. Cioè, praticamente. Perché ci manca un compagno qua? But don't you de- boh. Perfetto. Adesso abbiamo finito tutti i soldi pure per lei. Minchia. Non ho oggetti preziosi da dargli, vero? Vabbè. Oh, comunque alla fine il peso mi è pesato molto meno di quanto pensassi. Take anything without paying for. Always a pleasure. Interested in my wares? A me, ragazzi, il gioco non sta dispiacendo per nulla. Poi sta a voi, naturalmente, decidere che cosa vi piace, non vi piace. Io vi direi solo questo: aspettate che lo sistemino un po'. Cioè, il fatto che giri così male per me è drammatico. Not sure how. Cioè, tenetevelo lì. Cos'era quello? Tenetevelo lì quando appena lo fixano ve lo comprate, perché lo stato attuale secondo me è proprio una... non vale la pena. Cioè vi girano solo le balle. Ok. Keep being open. Always a pleasure. Un po' come Cyberpunk. No. Allora, Cyberpunk è stato un disastro sotto tutti i punti di vista. Cyberpunk non è manco il gioco che avevano promesso che sarebbe dovuto essere. Cioè, Cyberpunk è stata proprio una presa per il culo per chiunque stesse aspettando quel gioco. Quindi, insomma. Me? Now, this hardly bears saying. Sì, but... vabbè. Don't you dare try. Potenziamo questo. Perfetto. Ah, posso potenziarle? Ho finito i soldi qua. To take anything with many thanks. E adesso Puzzola c'ha un seno di fuori. Eccola là, guarda. Ale. Si vede l'underboobs. Poi di qua. Mi mancava un gioco genere, dove farti viaggi a piedi con impedimento del peso. No need to overthink it. You can dargli le pietre. Sblocco un cazzo. Io non ho niente da sbloccare, a parte la diligenza. Aumenta la velocità di recupero quando siete. Oh cazzo, finalmente! Bene, lei, neanche lei ha un cazzo di nuovo da imparare. Aumenta la velocità di recupero della resistenza. Va bene. Pleasure doing business with you.
Il seno di compleanno, lasciala fare. Ok, allora dobbiamo andare a parlare con la vecchia? Andiamo a parlare con la vecchia. Sì, guarda che bello che sono. Voglio assolutamente comprare quel tamburo giapponese che fa ton. Come si chiama? Mi serve. Lo trovo in Giappone? No, non il gong. No, ho detto il taiko, forse è il taiko. No, non è quello. È piccolino. No, no, non voglio quello. È piccolino, fa punk. No, 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 no. È proprio... è il suono che fa, fa punk. Porca miseria, come si chiama? Tamburo giapponese. Però è piccolo, Non è il taiko. Taiko fighissimo, per carità. Però non è quello lì. Ho cercato tamburo giapponese. No, sto scrollando, trovo roba. L'algoritmo di YouTube funziona così. I primi risultati sono 1, 2, 3, 4, 3, 3 tamburi. Poi dopo c'è uno che suona la batteria vestito da peluche. Di nuovo i tamburi. Un tamburo che non c'entra niente. Un altro tamburo. Poi c'ho galeazzi. Per qualche motivo. Una pasticceria. Poi questo video che dice tutto dentro, potrebbe piacerti questo, io non so, Aranzulla che diventa muscoloso, ma non voglio, io voglio i tamburi. Tamburo giapponese piccolo, vediamo piccolo. Ho trovato un bambino che suona il tamburo. Suzumi. Eccolo qua. Dellof, grazie per 57 mesi. Sì, ma fa schifo sto. No, io voglio solo che fa ton. Questo sentiamo. Mi serve. Però perché suoni terribili, scusami. Questo. Però faceva... allora, l'abbiamo visto su... Shogun. E faceva un suono molto più gommoso. Faccia poing. Da come dici mi serve, sembra chiamare la tua vita. E certo. Ok. Quello perfetto per creare stupore che aveva poing. È quello lì. What I wouldn't give for a bowl of hot stew. Non so, c'era un urlo, tutta una merda. Dipende dalla qualità. Io lo voglio gommoso. Puang! Ha veramente un bellissimo suono. Cos'è questa sacchetta? Ah, è giusto perché ne avevo ammazzato uno qua. Oh no. Vabbè. A device of fascinating construction. Built to carry freight and people by the looks of it. Might we not avail ourselves of its use? A proposito. Ah no, ok, ci sono tutte e tre le pedine.
Comunque non vedo l'ora che mi mettano l'ufficio, cioè che mi mettano la connessione in ufficio, perché sarà tutto bellissimo. Perché le hanno deciso di non funzionare di nuovo? Quando te la mettono non si sa. Se avete qualcuno che lavora in Open Fiber che può oliare delle cose, mi contatti, perché non ce la faccio più. Perché loro avevano detto che c'era, io ho preso l'ufficio anche in funzione di quello. Aspetta, aspetta, che non so. No. No, fermati! Fermati! Ci sono le altre due che non sono arrivate. Niente. You can count on me to fly to your aid in your hour of need. Come la fermo? Com'è ci sta mettendo tanto? Perché non c'è il cavo fisicamente? Non c'è la cassetta di Open Fiber nell'androne, altrimenti avrebbero già fatto tutto. E manca proprio quella. Però comunque Open Fiber diceva che lì c'era. No, se fosse questione di allacciare avrei già tutto. Sarei già lì a streamare probabilmente. La pedina ti voleva solo per lei. È proprio l'ale. Però non ho mai visto l'ale con questi reggiseni under boobs. Buon. Ci ha pitturato le pareti? No, allora, non è pronto l'ufficio perché sto aspettando. Cioè, cosa faccio? Mi metto fretta? Tanto finché non c'è la connessione. Devono mettersi d'accordo con l'eventuale amministratore. E che va bene, lo facciano. We've not been this way yet. I can hardly wait to see where we end up. Let us leave no path unexplored. Stufi, guarda, lo farei se potessi. Il problema è che non c'è proprio la connessione. Cioè c'è la mistorame, ma non posso condividere la mistorame con tutti gli altri. Ext, grazie per 52 mesi. Ma non credo che serva a niente fare pressione con l'amministratore. No, l'ufficio non è lontano da casa. Non vuoi fare cose con calma adesso per fare tutte... No, le sto facendo con calma adesso. Infatti sta venendo tutto bellissimo. Però, non è che corro. Un coffee, grazie, bella fire. Vuole un avvocato? Per farci che? Gli faccio causa? Coccolino, scusami, ma tu che cazzo ne sai? Cosa ne sai di come funziona il freddo qua? È ovvio che fa freddo ad alte quote e sotto puoi andare in giro con la mona di fuori. Tra l'altro, qui sta facendo vedere che c'è pure un lupo gigante ucciso. Cosa ne sai tu? Vai a fare il sugo. Pensate per le mezze stagioni. Ma infatti anch'io ho iniziato a chiamare a tappeto i gestori. Li ho taggati su Instagram anche ieri, non so se avete visto.
Non mi hanno visualizzato, mi sa, vediamo. Che ride qua? Non mi hanno visualizzato. Vestita da cogliona, chi? Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. My patience wears thin. Non c'entra niente, ma Gabriel, sono arrivati tutti i pacchi per l'ale? Perché mi avevi detto che doveva arrivare altra roba? E ieri è arrivato un pacco, ma non era per me. Cioè, era per me ed era vero perché era per me. So that's where you're hiding, hmm? Hold it. Ecco qui. The creature's corpse will serve us well. You cut quite the hunter's figure. I mostri! Ecco perché è pieno di cadaveri. This seed is a spot for a campsite. What is it? What has happened to the magic? Sono solo una, è pronta sia per giocare a beach volley e contemporaneamente per andare alle falde del Kilimanjaro. No, ma guarda che stiamo parlando della Lady, che non di te. Te c'è l'underboob. Disastro. Dov'è? Ma si stava rimettendo la testolina. No, non l'ho vestita io la Lady. Cioè posso farlo, ma col cazzo che mi metto a gestire anche le pedine degli altri. I grant you roaring flame. Ma è per quello che dico che ci sono solo ragazze sexy e hot. Perché tutti le vestono così. Si vede che il suo. Che il suo Horizon vuole i troioni. Veramente. Maria Vergine. Perché sono tutto. No, ma sei ma. Basta! No, ma che vestiti? Ma chiudi la finestra! Ma non mi voglio vestire! Avessi il ventilatore acceso potrei capire. Ma guarda te che vestiti! C'ho il ventilatore acceso poi! Matta! The monster's left. Ma vestitevi voi! I'll see it safely into my power. Don't you worry. Guarda che si riapre! Che sei una faccia di... Adesso mi chiudo la chiave, eh! Ecco qua. Non la sento. Mi sono chiuso in camera. We're camping here again, are we? It is like to become us. Questo è un luogo di lavoro. Si lavora qui. Vedo l'ora di avere l'ufficio. C'è qualcuno che lavora in Open Fiber che voglio andare a lavorare in ufficio. Oh, I'm all for swapping stories.
Non me ne frega niente del cane, non c'è spazio. Non la sento, non la so. Certo che ci è fatto da Dio, è un video. Non cedo. Cosa c'è qua? È questo mood, andare in giro con la musica. Poi ci sono gli eventi qua da ammazzare la gente. Ci fossero giusto un pelo con meno combattimenti, GOTY. Anche se il gioco è comunque medio, a me piace. Come io lo gioco come SnowRunner. La campagna credo che duri una ventina d'ore, sai? Well met. Seems up. I require some assistance. Perhaps you would oblige. Non lo so dove devi andare. Non so dove devi andare, però. Basta un po'. Basta. Basta. No. E cazzo, devo tornare indietro. Dopo, faremo dopo. Troppi minion in giro. Guarda, abbiamo fatto un metro ed è risuccesso. Cioè, di nuovo combattimento. Non ne posso più. Porca vacca. Niente, mi stanno inculando. Basta. Che bordel. Puttana. Ecco qua, è morta. Come ha fatto a morire poi? Porca troia. Fa che muoio. Merda. Quanti? Che due coglioni! Che non avessimo appena fatto un combattimento un secondo fa, ok. Però che cazzo? Dai, tirala su. Oh, apologies, master. My mind was a thousand leagues away. Ho notato. Non ci sono pochi combattimenti e la gente si lamenta perché è vuoto. Quando sono tanti perché sono troppi. Non va mai bene nulla. No, è una cazzata questa, non è vero. Basta bilanciarli. Bilanciarli. O bilanciarli cose da fare. Cioè... Porca troia! Durante un dialogo! Ah, but which dragon do you seek? The dragon that stole your heart shall appear before. Va bene. Instead, you seek the so-called left is yet another dragon. Fallita la scorta, è per forza, sarà morta. I shan't allow any further harm to come to you. Oh là. Più che altro sto simbolo dello squarciato, che è? Che vuol dire? Lei è. Is your pack not overburdensome?
Oh, you carry so much. I worry for your poor spine. Sto portando un peso meno, che vuole? E devo tornare. Ah, devo andare qua sotto. Almeno un posto nuovo. Figo. Ok. Qua c'è tutto mare. Adesso dove vado? Sempre dritto e giù. Wait! Don't leave me here, Arisen. Cammina allora, che vuoi? La devo cambiare la Lady comunque, è una pippa. Ecco qua, combattimento. No, non ho provato le altre classi. Perché sono soddisfatto di questa. Vado nella strada principale, scendo finché cazzo, però per andare di qua come si fa? Dove adesso riesco ad arrivare qui? Non capisco un cazzo. Boh, vabbè, mo vediamo. Questa è la via principale, sì. Tanto quella tre barre della vita di che cazzo erano? Treasure chest. Oh, my mistake. Tis merely another spot for gathering materials. Sono grato a Pokémon, non è un nemico, uno Zubat. Alessandra? Hai messo lo zucchero nel caffè, eh? Ti tocca aprire la porta. Era una tattica, dici. In teoria Silvio ce l'ha. Vabbè, dai, a rischio allora. Non finché non ti vesti. Come siete simbadigis. Dai, Lady, muovete. Notizie non ce n'è. Però mi fa ridere questa notizia qua di che ho letto stamattina. 5 su 10 titoli dei giochi. 5 dei 10 giochi più prenotati su PlayStation Store sono first party Xbox. Per forza non ne escono di first party PlayStation. Sì, i nemici rompono le palle sempre. Allora, devo andare... Da dove è arrivata lei? Devo andare di qua, giusto? Yes. Nemici veramente ovunque.
Ogni volta che sento quello, questa frase che hai appena detto, sembra che dica uno dei nostri mariti è avvelenato. Invece no, dice Pulse, non Houseband. Cosa? Vabbè, dai, lo faccio io. Most impressive, master. Keep on like that and we'll be done soon enough. È un gioco maschio anche questo, coccolino. Non hai visto le donne come si vestono? Sono fatte per il piacere sessuale. Ma che vuole lui? È focus, ho capito. Io sto girando la manetta. Che cazzo? Dov'è il carretto poi che deve arrivare? Madonna, è all'inizio. Ecco qua. Mo. Vamo? Ragazze? Che fa? Si mangia la terra? Ok. Su play comunque deve arrivare Sea of Thieves, Grounded, Pentiment. E altri due. Hi-Fi Rush. We pulled through in the end. For a moment there, I feared we would not. Fortune favors us, Lizzie. Top of Thieves, in che senso? We have no means of exploiting our enemy's weakness. Palle che le cure rimangono lì. Siamo a metà strada. Bello, bello. Let my magics grant you an elemental boon. Ma infatti, Giorgio, è per quello che non ho capito. Magari è una gag che insinuava altro. Che giro! Aveva un good feeling, ha detto. Wait a moment. Sea of Thieves puoi prendere solo estetiche, 80% le più belle dono nello shop. E poi non è vera questa cosa. Puoi comprare praticamente tutto alla fine. Anzi, c'è roba che tu non puoi mai comprare in Sea of Thieves se non giochi.
come qualsiasi gioco con le skin, tra l'altro. Ok, siamo arrivati. Finalmente non ce la facevo più con quel rumore. Ah. Combattimento. No, dai. Materials such as this can be combined to craft things. Siamo appena arrivati. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Un portacazzi. Senti che benessere le orecchie. È durato poco. Bello il fiume. Ah, che bei posti, però. Che belli scorci. Che mago? Cosa succede? Il mago si è portato di... No. Oh! È morta Igor, mo. Bravo mago, sparagli. Cioè, non so. Mi ho fatto carica dal checkpoint. Beh dai, è stato buono. Quindi questi me li cucco comunque. Devo uccidere perché sennò le pedine mi muoiono. Diventa veramente pesante sta roba. Sta roba, come è uscita la R? La R moscia. Cioè, è pesante. Non posso ogni 3 metri. Ogni 3 metri fanno un combattimento che dura 2 minuti. Che poi non durano tanto, non è un problema. Però adesso, guarda, giriamo l'angolo, prendiamo la minchia e ce n'è un altro. Eccolo qua. Sì, beh, adesso buttati da solo, gà. Questi sassi rotolanti. I famosi Rolling Stones. Dove è finito il mago di prima? Non c'è. Beh, un altro giro di Hobgoblin. Vabbè, com'è arrivato lui? Aiuto. Va bene. Che dispiacere, porca. Veramente un grande dispiacere. Spero che ci sia un falò da qualche parte qua, perché sennò... Cos'è questo? Andiamo a vedere. Ah, è una casina. You cut quite the hunter's figure. Ma chi è questa qua? Che paura! Signora! Ma da dove cazzo arriva? Non l'avevo proprio vista, scusate. Sì, ma qua è pieno di gente, mo. Salve. Siamo venuti a sterminarvi, a quanto pare. Buon pomeriggio.
by magic, imbue your weapon with the fury of the elements. Botto di soldi. Ok? Era Mel Gibson in Braveheart. Madonna, un po' i capelli sì. One never can have too many of these. What say we pelt one at the next foe we encounter? Va bene, Kaipa. Chiudiamo il discorso, che non ho veramente voglia di stare dietro a questa evidente voglia di trollare. Cortesemente, ritorniamo nei ranghi se hai voglia di continuare su questo registro. Non ho voglia. Una mancanza di importanza per i tester lato software gaming? Sì, no, ma questo è vero. La, da anni ormai, da già dai tempi della 360 e della Play 3, i tester siamo diventati noi. Ormai i beta tester non esistono più, i tester veri e propri, proprio come figura. Una volta venivano pagati anche abbastanza bene per provare i giochi e quant'altro. Ormai i giochi non vengono più provati. Quante volte, tra l'altro, recentemente abbiamo detto: ma scusa, i giochi non li provano? No, palesemente non li provano, perché non c'è il minimo senso. Segnala a tirare. Adesso paghi per giocare prima. Boh. È considerato solo un costo, purtroppo, e non solo nel gaming, è vero? Il controllo qualità. Cioè. L'ho salvata. Siamo diventati noi i tester, ma anche a buon grado. La gente non vede l'ora di fare lo stress test di Elden Ring. Cioè, vi ricordo che la gente si è tuffata a capofitto per provare una parte di Elden Ring, che è un single player, quindi boh, non... Bah! Seria? Non riesco a salire. Ok. Ma dove cazzo è sta chest? Dai, dimmi la tua, Eagle, dimmi la tua. One whom I served preferred to have bestrons for allies. Ma chi se ne frega? In che modo mi aiuta a salire questo sdrucciolante muro? No. La gente si è buttata a capofitto nell'editor di personaggi di questo gioco. Vabbè, ma questo qui non c'entra nulla, eh. Sono due robe diverse. L'editor del personaggio di questo è una cosa che ho trovato più che carina, perché ti dice: ti fai il personaggio e poi lo usi, così non perdi tempo al day one. Cioè, non la trovo una cosa problematica. È un editor, non è una demo. Coccolino, allora... Ancora non ho ricevuto il mio sugo. Oh, là c'è un save. Ovviamente in mezzo ai nemici, perché sennò... Oh no, ci sono pure i salsedini qua. Però magari combattono tra loro, via. È che è uno zaino d'accampamento solo, quindi devo ammazzare tutti. Cosa c'è qui? Una grotta? Oh no. Oh mamma, stai bene? Mi sa di no. Il sugo di tubero nobile. Che schifo che deve fare. Il sugo di patata. Si chiama purè. Però vabbè, liquido me lo immagino.
Mi sta piacendo il gioco, ha il problema dei troppi combattimenti inutili e il frame rate. Soprattutto i combattimenti a questo punto. Rustico. Mamma mia. Una zuppa. Aia. Noi adesso siamo senza induzione. Non mi sta telefonando effettivamente l'elettricista. Non possiamo cucinare. Subatevi per la nuova cosa induzione. Dobbiamo ammazzare anche sto stronzo. Lo sapevo. Colpitegli la culo. Ecco perché volevi che ti facessi il sugo, sì. Grazie Queen Marika per la sub. È moruto. Però ce n'è un altro là. C'è un altro, ci sono altri due. Che palle. Tiene il culo! Mi fa morire quanto si accanisce con questo attacco, veramente, lo adoro. Non vivrei abbastanza lungo per rimpiangere ciò che hai fatto. Stava dormendo a casa sua. Sono dispiaciutissimo. Tiè! No, non t'ho preso. No, non era necessario, anche perché loro erano qui a casa loro a dormire. Noi siamo arrivati e mi ha detto: sai che c'è? Mo ci mettiamo noi. E li abbiamo ammazzati tutti. Rimpiangerei di aver russato fortissimo. Quello sono io. Ogni mattina che mi sveglio con la gola dolorante. Dai, bistecca marcia. Vediamo un po' com'è. È vero, ha un colore... Vabbè, non è marcia. È stata in frigo un po' più del dovuto, dai, non è marcia. Non volevano sprecare una bistecca buona. Sì. Non era frollata, però insomma. No, il bot non ti bullizza, è che è scritto in caps, Norman. Ciao. You can count on me to fly to your aid in your hour of need. Sì, guarda, sei più vestita della Lady. Anche. Ah, cazzo, però un livello in meno della Lady. Devo cambiare la Eagle. Anche se è molto carina la Eagle. Noto solo adesso che la Eagle aveva il perizoma. Perché comunque è coperto. I'm only glad to have proven my worth. If we share our strengths. Perché puzzolare in mezzo all'acqua? Guardate, anche la Eagle, che era quella più carina e vestita bene, gira col culo di fuori. Guarda, guarda là che lavoro. Ma guardate, c'è più religione. Dai, infiliamoci qua dentro. Permesso. It's our first time here. Sì. Be vigilant. We do not yet know what to expect. Try not to lag behind or stray too far ahead, lest we lose sight. Cercherò di non ridere. Ma serviva? No. Lady. Porca troia. You're staring, Arisen. Has Orge yonder caught your eye? È certo che è stero. Guarda che cazzo co fai. Scema. Cogliona. Chi è? Cos'è? Al Minotauro. Bello. Aia. Gli tiro dietro. No. This calls for a curative. Allora, raccolgo questo e glielo tiro nei denti. Ti è scemo. L'ho ucciso? Focus your attack. Posso avere delle cure? Sembrerebbe di no. Va bene. Puzzola, grazie. I grant you Briar's blade.
ucciso no, va bene, non gli hai fatto. No, infatti abbiamo sfondato, eh. Anche lui stava dormendo a casa sua. Noi ci siamo presentati e mi ha detto: sai che c'è? Sai che c'è? Ti uccido. Ecco qua. Wallero, 30 mesi, grazie mille. Elmo del valore, bello. No, ma a me piace essere una principessa. Ah, non lo posso mettere, per fortuna. Là. Posto. Ma perché? Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Anello del vigore. Vabbè. Ciao. Come si esce di qua? Ah no, c'è una via qui. Ok, aspetta. Ah no. È una falsa via. Vabbè, meglio. Ciao. In cui taglia simulator. Ci sarebbe una cartella. Madonna. Questo mi fa. Sì. Look how many women we count among our number. Chissà perché, Lady. Chissà perché. Brava puzzola. Brava. Stavano dicendo? Mi sono dimenticato. Spero che ci sia una città comunque tra noi e l'obiettivo, anche se ne dubito fortemente. Ma queste cose qui, che cos'è che sono? La clitodine qua? Sigurd. Che è sta gente? Lutz. Che poi ho sbagliato strada. Cazzo, se ho sbagliato strada devo tornare indietro e fare tutto questo ghirigoro. Oh, Maria Vergine. La cosa? Cosa ho detto? Red Wolves. I shan't let them fall. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. This brute has quite the temper. I do not use their rage to our advantage. Fear not. It's well in hand. La clitoride, vabbè. Si può dire? È una parte del corpo. Non siete puristi. Eagle, purtroppo non riesco più a seguirla in questo periodo fino a giugno per lavoro. L'importante è che il lavoro le piaccia e che non venga stressato. La ringrazio molto. Sub garantita quando vi ricordo. Non volete dimenticarvi mai più della sub? Fatela di 6 mesi in 6 mesi. 20 euro ogni 6 mesi e non ci pensate più. Anche perché da giugno le sub col Prime valgono di meno. Quindi non fatevi più la sub col Prime. Buttatelo via il Prime. Dite basta Prime. Dite non ne vale la pena. Basta, basta. Passate da 6 mesi in 6 mesi. Supportate il vostro film preferito. Ho detto supportate, pensate. E ottenete tutti i contenuti esclusivi. E non vi dimenticate mai più. Ah basta sta culata. Big Show. Si risparmia anche, infatti. Costa meno? No, no, certo, non vi consiglierei mai di spendere più soldi, ragazzi. È anche uno dei motivi per cui non sto dando, per adesso almeno, non ho mai dato nulla ai tier 2 e ai tier 3 in più. Perché non voglio che ci siano disparità. Purtroppo mi sa che per il Prime qualche disparità più avanti ci sarà, però che devo fare? Aiuto! Aiuto!
Perché sono caduto? No, secondo me disdire Amazon Prime non ha senso. Allora, non usare il Prime per le sub. A parte che ogni tanto qualche sub magari la droppi anche a qualcuno che segui di meno, cioè non la butti via. Però, cioè, il Prime comunque ti dà tanto contenuto, per cioè, costa poco il Prime per tutto il contenuto che ti dà. Cioè, mi sembra strano che non ne sfrutti neanche una cosa. A partire dalle spedizioni. Ma devo andare? Dove devo andare? Qua. Però se io adesso guardo di là, cioè, la vedo la via. Le mie palle vedo. Devo andare lì in alto. Sentite. Non c'è la musica della battaglia. I passi. Zitta, lady! Ci mettiamo tutti una spacca sulla spalla, no, sulle palle, una spalla, la palla, la pacca, vabbè. Sono guerriero, sì. L'abbonamento più completo, perché spedizioni si compra online, Prime Video, serie TV, Twitch Prime, no, no, ma infatti, ma non solo, è anche music... Durato quanto? Quanto è durato il nostro momento di tranquillità? Ma che cazzo di animale è? Le bestie di Tolkien, com'è che si chiamano? I mannari. E qua, scemo. Tanto è immortale. Brava. Resistance is key. Try and try again. Un lupo mannaggia. Però, cioè, veramente sono passate due ore e non abbiamo. Abbiamo fatto una quest. Questo mi mozzica. Aiuto? Sì, ma non ve lo devo dire io di aiutarmi mentre sono nella bocca di un lupo. C'è un minimo di buon senso, ragazze. Aia, che è? Pure il cinghiale mi attacca. Master, are you unharmed? Che vita di merda. Now, what might that be? We ought to take a closer look. Ok, no, 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 andiamo all'obiettivo. Ciao. Oh, un'arciera! Ferma! Fatti i cazzi tuoi. Ti devi fare i cazzi tuoi. C'era un'arciera. L'arciera, dov'è andata? Ti vuoi unire a noi? No! Guarda! Ecco qua. Che fa? Che gesti sono? Mi hanno scippato l'arciera, sì. Ma no, scusi signora, non... Comunque sto notando che a me sta barra qua dà un po' fastidio, però. Che dite, qua è un po' meno fastidiosa? Così?
Si legge? Cava tutto e fai prima. A 5.000 sub lo tolgo. Che comunque dovete rinnovare fortissimo per la barra, se volete, perché è lunedì, Pasquetta. Se volete la grigliata, subatevi tutti. Non so quante ne manchino in realtà, non vedo troppo. Niente, Altalez. La giorna dopo che è tornata e che la sua... E che lui va a dormire. Come chasing it as well, have you? Tra un po' per ogni cosa dirai un tot di sub, tipo Sheldon che tirava il D20 per ogni aspetto della sua vita. Ma non è vero, Robby, che dici? And if monsters happen to be guarding. I'll get that for you. Ho risposto, volete togliere il counter? Il counter verrà tolto quando ci sarà una stabilità di sub importante. L'ho sempre detto, non è una novità che mi sono inventato adesso. Prolite. Scemo! L'ho ucciso? Sì. I did my best to match your skill, master. Hai fatto bene, hai fatto bene. Non mi avete rotto i coglioni, andiamo via. Cioè siamo alla prima curva di 60. Però almeno siamo arrivati in una foresta, è un po' bellino. Gli ultimi corsi sono stati risotto la milanese e grigliata, cosa che dovresti fare senza basarti sulle sub, se proprio vogliamo. Allora, rientriamo in argomento. Boh. Se faccio così, Gabriel, devo mettere i gol per delle robe che valgono soldi. E mi dicono: vabbè, ma metti sempre roba che ti fa spendere soldi. Ok. Metti la roba per la cucina. Vabbè, ma questa roba la dovresti fare. Allora, i gol, che cazzo metto di gol? Me lo dite voi. Se mi date delle idee, allora le seguo. Perché non è possibile. Qualunque cosa faccia, mi state criticando. Non ce la faccio più. L'ho già detto. Non so più come muovermi. Felix, grazie per i 47 mesi. Prossimo mese saranno 4 anni. Non vedo l'ora. E grazie anche ad Altalez per la conversione. No, 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 no. Adesso non fai simpatico e dici ti spogli nudo, perché mi sono rotto le palle. Mi criticate? Datemi la risposta. Perché mi sono rotto le palle di essere criticato e basta. Mi date la critica e una soluzione. Perché mi dici, questa cosa la dovresti fare anche senza le sub? Va bene. Per le sub cosa facciamo? Ti spogli? No! No! Look, master, a treasure chest. Perché io vi do retta, vi voglio bene e tutto quanto. Però non è che ogni volta arriva solo la critica e vai qualcosa di costruttivo. Avada Kedavran, grazie per i 9 mesi, con tanto amore, anche a lei. Basta, amici. Oh! Madò! Abbiamo fatto veramente un passo! Un passo! Perché le live di cucina anche a me fa piacere farle sempre senza che siano extra. Però devo mettere degli obiettivi sub, perché la gente non rinnova.
se mi date degli obiettivi sub che fanno rinnovare la gente, perché è il contenuto che vogliono vedere e non è una roba così, allora vi ascolto. Live speciale di qualche tipo. E la live di cucina. Giochi che hai nella lista e mai toccato, console retro, giochi della tua infanzia, live di disegno, live speciale con i sub. Tutta roba che la gente, che ho messo, e la gente non si suba per vedere. E che ti devo dire? La console retro non se l'è cagata nessuno, l'abbiamo fatta. Non è possibile. È stato un incubo raggiungere la live del Sega Pico. E poi comunque la gente non l'ha guardata. Zero, Gabriel. Zero. Purtroppo. Cioè, raggiungere il Sega Pico è stato difficilissimo. E poi dopo, quando l'abbiamo raggiunto, non c'è stato per niente entusiasmo. Poi è stato bello, sì. Ma non aiuta. I cannot help but wish to examine them up close. We might use these statues as landmarks, Arisen. Basta sti Rolling Stones. Ma ogni due passi un tracco bait. Vabbè. Adesso voglio vedere come si. Non è possibile! Non abbiamo fatto niente! È che se si mettono tanti piccoli obiettivi per raggiungerli facilmente bisogna sfornare velocità fulminante. Se metti obiettivi più golosi, più alti, non ci si arriva perché sono troppe sub. Non è facile. Appunto, è per quello che metto delle live di cucina più o meno interessanti. Tipo risotto alla milanese, roba figa. L'abbiamo raggiunto perché mancava poco. Adesso io non so quanto manchi alla grigliata, però anche quella è una roba figa e si può fa. Non lo so, Giorgio, non credo. Che vabbè, anche se corri alla meta, prima o poi ti trovi un muro e ti ammazzano. Come mi è successo fino adesso, fondamentalmente. Quindi conviene svuotare. È una merda, ma conviene svuotare. Ma che senso avrebbe, Gabriel? Scusami, che grigliata sarebbe? Cioè, che obiettivo sarebbe? Aveva tutta la bocca sburrata, avete visto? Che schifo. No, però tu hai fatto la critica anche per il risotto alla milanese. Ah, che purtroppo ultimamente, l'ho scritto anche sul gruppo, mi sento troppo criticato. Grazie a Dakal, si innova per 6 mesi, grazie. Buon lavoro. Che poi magari è un problema mio, che sono un po' sensibile. Però ultimamente tante critiche e basta. E non ce la faccio più. Ma Gabriel, però perdonami, ma sei anche un po' pirla tu. Che cazzo vuol dire? A 3000 sub mi faccio il risotto alla milanese. Cioè non ha veramente il minimo senso. Cioè, che obiettivo sarebbe? Ma quando mai li ho fatti obiettivi del genere, poi? Aiuto!
Io dico molto onore. Va bene. E il mio loot? Ma no, è che... Allora, già è molto difficile convivere con il fatto che la mia creatività debba essere... debba andare avanti di pari passo con i soldi e con le sub. Se poi dopo anche ogni singola cosa che mi immagino per incrementare ste maledette sub la gente mi deve criticare, che devo fare? Cioè, sì... Se mi date dei consigli su come ottenerle senza diventare matto, molto volentieri. Dove devo andare? Di qua? Aspetta, stiamo tagliando o stiamo tornando indietro? Perché mi sa che sto tornando indietro qui. Però guarda, c'è un tesoro. Mi fermo un attimo. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Perché pure per 12 ore sono stato aspramente criticato e non ce la sto facendo più. With a view like this, we might well espy locations we've yet to explore. Come sono sbottato qualche tempo fa che erano diventati tutti dei commercialisti. Allora, fammi vedere cosa c'ho in tasca. Merda. Ma facciamo così che voglio sostituire Lady. Il peso delle critiche sono inevitabili, vabbè, anche con 10.000 sub. Vabbè, il peso delle critiche ci sarebbe sempre. Non è quello il punto. E, boh, è che diventa tutto pesante, perché mi dicono non ne devi parlare, però ne parli, poi non ne devi parlare. Cioè, non so più che cosa fare. Perché non è che arriva una critica che posso seguire, arrivano critiche a caso, tutte contrastanti, uno impazzisce. Noi quindi dobbiamo rimetterci a fare il tuo lavoro, te inizi a fare il nostro. Va bene, va bene. Grazie Kumi per i 17 mesi, va bene. Questo è il livello con la quale devo avere a che fare, va bene. Allora, al 30 mi servirebbe un arciere. Tosti! Cammi Asura? Figa quanto costa però. Melina è costa tanto quanto Asura? No, ok, costa me. Perché costa me? Ah no, perché sono 4 livelli sotto, ok. Quanto è brutto questo signore! Devo sostituire al 100% Lady, che mi fa schifo. Vabbè. Dai, prendiamo... Ah no, questa è una rogue. Ah no, Asura non è una arciera. Fuck. Fuck. Non abbiamo arcieri qua. Merda. Merda. Fai cose che ti divertono e ti fanno sentire felice. Non fare cose pensando a cosa fare più sub. Non funziona. Cioè, me lo continuate a dire? Non funziona. Sì, no. E prendo Cammy, che è gratis. I happen to understand Elvish, Master. I expect you'll find. E togliamo sta rompicoglioni. My tab. Aspetta un secondo. No, anzi, non le do niente. I'm grateful to have served you for so. Ma noi siamo un livello più su, quindi devo cambiare anche l'altra. No, no, ma ragazzi, non è un discorso di ansia monetaria. Cioè, non sto parlando di soldi in questo momento. No, non è quello il punto. I
I've a knack for gathering items, and am... Sì. Roma. The time of our parting has come. I hope I can count on you in a scrape. Okay. Via. Perfetto. I just remembered a curious rumor I overheard once. Seems there's an illness pawns can catch beyond the rift that has devastating consequences for those around them. Worse still, the esattamente quello che dice Ferro Gigio. They just become restless and flippant and won't heed the arisen. How terrible. We shall have to be alert for signs of the sickness among our number. Se facessi solo quello che mi va a me, che poi comunque di base lo faccio molto di più rispetto ad altri, che è una cosa positiva, non si raggiungerebbero comunque gli obiettivi di Sab. Mai. Mai. Ok, sì. Non si guadagnerebbe abbastanza con la pubblicità, cosa che già adesso non si fa. Cioè, non si potrebbe fare di mestiere, punto. Che poi ribadisco, va bene avere delle idee diverse dalla mia per gli obiettivi sub, però non ho mai ricevuto una critica che fosse costruttiva e che avesse appunto una possibilità di... cioè, che vada bene. Cioè, sono solo critiche che dicono, no, sta cosa non è bella. Se fai cose che attirano ma non ti vanno, non tira me. Certo, ma infatti non sto facendo cose... cioè, per quanto riguarda il contenuto, sto facendo comunque roba che mi piace. Per quanto riguarda l'incremento di sub, però, bisogna fare qualcos'altro. Sì, oggi, una stamattina quando sono uscito c'era un bellissimo sole, va detto, quando sono andato a prenderti la colazione. E poi dopo piove. Sinceramente spesso seguo streamer che intrattengono bene anche se non fanno giochi che mi piacciono. E va bene. Anche a me succede quello. Però non stiamo parlando di quello comunque. Oggi è compleanno, sì. Ovviamente mancava una battaglia. È live con ospiti, ma perché? Allora, non è, cioè, quindi l'obiettivo da raggiungere è invitare qualcun altro? Non pensavo che mi buttasse giù. Era ferma. Would anyone care to push? L'intrattenimento fatto solo da contenuti gameplay non è ormai troppo inflazionato. A parte il fatto che io sono un gamer, che cosa dovrei fare? Le reaction? Chiudo il canale a sto punto. Belle queste, sono di un colore diverso e molto più bello. Sono pesante. Se non fosse il gioco di momento, chiunque avrebbe mullato DD2 per aspettare la patch importante che risolvessero. Eppure tutti a farlo, perché si sa, tra due settimane si passerà al prossimo titolo. Bravo Ferro, è molto vera questa cosa. Posso mangiarmi il pesce marcio? Bello, mi sono avvelenato. Aspetta che mi disavveleno. Cura il silenzio, cura la pietrificazione, congelamento, cura il sonno. Ne avevo uno di questi. Volevo svuotarmi un po' le tasche per pesare di meno. Mela matura, pronta da mangiare, non posso usarla. Perché? Perché sto bene. Cos'è sta cosa qua? Attira arpie, non mi frega niente. Spero di trovare un vendor, ma ne dubito a questo punto.
Let us defer to the Arisen's judgment. Right you are. Right you are. Poi qua c'hanno i singoli ingredienti? Purtroppo no. È stata la strada più lunga della mia vita. Madonna, non siamo neanche ancora arrivati. Poi dobbiamo accoppare un drago. Occhio lì che... Eccola la Cammy. Che culo. Attraversiamo sto ponte, va. Vabbè, dai. Questo suono. Cammi però, sei quella di livello più alto, tra l'altro. Dove è finita puzzola? Martons, il ponte è bello, insomma. Ma cos'è sto suono? Ah, perché sono rincoglionito. Ok. Vado a recuperare puzzola che evidentemente si è incastrata, non viene. Sempre l'ultimo. Guarda che... Sta morendo! No, ma non è uscito l'allarme! Oh no, oh no, oh no! Ma è viva? E quindi? Let my magic's E qui, cioè, scusa, e mo? Sei curata? Beh, mi fa piacere. Se avanti si teletrasporta, speriamo. Vabbè, ma dove sono uscite mo queste? Sto studiando la storia del videogioco, assolutamente sì. Sto studiando la storia del videogioco. Sto studiando cos'è un videogioco. Sto praticamente seguendo un corso di laurea in videogiochi senza però seguirlo. Perché sono tutti... Cioè, ho anche qui il manuale di critica videoludica. Eccolo qua. Sto praticamente seguendo un corso di laurea senza effettivamente seguire il corso di laurea. Perché sono tutti testi universitari. Non ne posso più. Non ne posso più. Resti critico videogiochistico? Beh, quello lo faccio già. Semplicemente lo farei con più cognizione di causa. Brava. Se lo dici te. I got a feeling. No, non ho mai affrontato l'argomento in passato. Cioè, parto da zero. Diciamo che parto da zero, insomma. Sono comunque 20 anni che gioco. Non ce la faccio più. Basta, ragazzi, basta. Basta, basta, non è possibile. Non ha il minimo senso sta roba. Non ha il minimo senso. Cioè, abbiamo... Vedete strada che abbiamo fatto questa cosa qua. Non... In 2 ore. Non ha senso. Porca troia.
No, Gabriel, ci ho provato prima, perché prima o poi i nemici ti fanno muro oppure ti ammazzano le pedine. E quindi devi tornare indietro o vieni ucciso. E mo abbiamo un drago da uccidere. We trounced our foe well and true. We mustn't allow ourselves to become complacent. Ma almeno c'è un posto dove dormire. Ciao, che livello sei, bro? You are a Ah no, non è. Non è una pedina. Sono io. Sì, sono. Ah, è quello della demo. Figo. Va bene. Cucino della carne essiccata. Mamma mia, che voglia però. Ieri, no, ve l'ho già raccontato. Vabbè, comunque ieri sono andato a comprare il un prosciutto. Ho preso un iberico per mio papà perché il 23 era il suo compleanno. Poi, visto che devono tenerci safe quando andiamo in Giappone e quant'altro, allora ho preso una roba un po' più figa. E mi ha riconosciuto, mi ha regalato. Ero conciato di merda perché avevo tutto stropicciato. Mi ha regalato un salame buonissimo, peraltro. Cosa cazzo è successo? Perché me l'ha ridotto a icona? Aiuto? I've just had a thought. No, il suono era l'achievement di Steam, ma non credo siano collegate le due robe. Ma cos'è, un trombone? Hail Arisen. Ma però quando ti salutavo io non mi rispondevi, vado a far pipì, va? Ah, mamma mia. No, oh, la porta è chiusa giustamente. Ah! Perché in questa casa non si può stare tranquilli. Bella raga, sono sempre io. Come vedete non ho più bisogno dell'intelligenza artificiale. Adesso ho un ufficio. E allora che aspetti? Subbati subito. Tanti contenuti esclusivi come le live per i sub, il video per i sub, ma soprattutto il gruppo Telegram dove ci divertiamo assieme. Aggiungo anche che purtroppo da giugno le sub col Prime varranno di meno. Valuta la conversione e subbati al gatto sul tubo. Ah, comunque, ero io. Non so se... non ve ne eravate resi conto, ma ero io. Allow me to join you in this trial. Volentieri. Te l'avevo chiesto prima, faccia di cazzo, eh? Mi ha ignorato. Vabbè. Ma praticamente dove c'è quel simbolino rosso c'è un drago? Cioè, dove c'è questo simbolo qua? No, era lui Sigurd. Aspetta, lui era Sigurd. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? You have my protection. Vedo che sta facendo del suo meglio. Sì? Era lui, sì. Voglio sapere la risposta, sì. È lui Sigurd? Parlami! Sì, ok.
E la raga. Sono molto stanco, devo dire. Sono arrivato qui in alto molto provato. Set da campeggio sabbioso. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Pesa di meno. Permette di accamparsi nei luoghi particolarmente robusto contro i mostri che infestano Bathal. Ah, oh, e pesa meno. Buono. Dove devo andare? E questo dove cazzo è piovuto? Io sono tanto così comunque da prendere la pedina di Karim e quella di Gianluca e andare avanti come un tritacarne. Anche quella di Karim è maga però. Non si va di qua? C'è un luogo di uova. Se ne ammazzo le uova si incazza magari la mamma draga. Ah no, è uova di grifone. Battle is best avoided here. Bravo Will. Brava, scusa. No, non è marcia. Diciamo che la carne è un po'... quella che lasci in frigo... Quando cucini... Scusami, contesto. Quando cucini la carne marcia, ti fa vedere la carne che è un po' in là col tempo. Cioè, si vede che non è fresca. Però è una roba che cucinata mangi uguale. Non è marcia. Allow me. Un attimo. Fammi guardare intanto. Cioè, dai, dammi la strada e ti seguo. Non riesco più niente. Madonna. No. Oggetti... Almeno l'interruzione dei nemici registrissimo. Ma non mi piace però. Cioè è brutto andare in giro con i minion che ti ammazzano tutti. Cioè mi rovina proprio il mood del gioco. Però veramente non ce la faccio più. Qua ogni tre passi parte un combattimento. È roba da matti proprio. Vabbè. Ferro del sud, mi serviva, non mi ricordo per cosa, ma l'ho preso. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Vedi. Well spotted. Shall we see what we can find? Pietra solare. Faccio evolvere. Che si vuole col pietra solare? Coso. Vai il plum. Sognò pieno. Consigliato. Non te lo so dire perché a me sta piacendo un botto, ma una quantità di difetti a questo punto che sta iniziando a diventare un attimino pesante. In realtà girasse meglio lo accetterei anche di più, però giunto a questo punto ti devo dire che la quantità di nemici che stiamo trovando è semplicemente inaccettabile. È diventata una rottura di coglioni. Cioè, stupida. Non ha senso. Non ha proprio senso niente. Troppi nemici. Porca miseria, se non ce la sto facendo più. Adesso dove cazzo devo andare poi? Perché qua mi fa vedere il ponte. Tanto quell'altro è sparito, l'omino, è lì, in culo, alla balena.
You'll hurt yourself one of these days. Cammy, ho capito, non so dove devo andare. Scendiamo, vediamo, sembra una discesa qui. È un'orda continua, esattamente. Guarda dove sono finito. Scivoliamo giù. Ci sarà un punto dove si risale. Tanto siamo arrivati qua senza poterci svuotare le tasche. Ragazze, adesso lo fate voi, lo faccio anch'io, che vedevo di... Almeno abbiamo trovato le scale. Ok. A curative ought to do the trick. Minchia, quanto in basso siamo scesi. Sono troppo pesante. Tocca risalire. Eh sì, non si capisce un cazzo. Però non saranno respawnati i nemici, dai. Vedo un grifone lì che arriva, però... Mamma mia, oh. Rimane pulita per un... mi sa che rimane pulita finché non dormi, Gabriel. Let me be the one to collect it. Però devi dormire tipo uno o due giorni. Di sicuro non rimane pulita per sempre. Rimanesse pulito per sempre sarebbe perfetto. Guarda che scorci. Bellissimo. Bellissimo. E rieccoci qua. Non posso immaginare che abbiamo bisogno di un campsite just now. Let us return once we've grown tired from our labors. Boom. Siamo tornati qui. Di qua? Immagino di no. Quindi. Di qua. Dov'è finito quell'altro? Scale. Ma mi raggiungerà più il signore lì? Perso per sempre ormai. You're welcome to take whatever you like from my pack, master. I'd gladly see you provide fine to figo. Primo muro, tra virgolette, invisibile che trovo. Dopo 30 ore. Mi ha dato l'anatema. Fighissimo l'anatema. Quello del drago di Yugi. Non lo può usare lei, perché? Perché solo per i stregoni di merda. Diamo a Cammy, così siamo tutti medi. Andiamo. An obstacle blocks our way. Perhaps we might remove it. Cos'è la fede del drago? Uno scudo? Era qua. Fighissimo, dammelo. Bello, bello. Bello, bello. Però sono di nuovo pesante. Ecco. Ecco, ho paura di dar via il ferro del sud. Dopo me lo scordo. An elemental boon. Prendila. E questo? Off,
fighissimo questo scudo qua comunque. Aiuto. Ok, saliamo. Quell'altro è perso per sempre lì sotto comunque, non si è più mosso. You truly are formidable, Arisen. Ci siamo? Ci siamo. Arrivo. Cos'è stato quel suono lì? C'è una scala qua. Ma che cazzo? Ma è una merda questo drago, c'è le pustole. Arca vacca, mi brucia. Per me o per lui? Ma è tutto spustoloso, che schifo. È tutto sbrodoloso. Guarda che si è aperta la pustola, che schifezza. Blablabla. Vomita tutto, ma sta poco bene questo drago. Un po' più su. Ble 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 ble. Ma perché? Una creatura così bella rovinata dalla pustoleria qua. Ma a me dispiace, gli faccio un favore ad ucciderlo. Guarda che c'hai i gomiti pustolosi come si fettone. Aiuto. Pure infine le sue sofferenze. Cazzo, sì. Aiuto! Una curetta, puzzola? Grazie, cara. Se volesse menare me, cambi, che paura. Cristallo di Dragon Linfa. Bello. Certo che attaccare un drago col fuoco non so quanto sia buona come idea, no? Salvare Cammy, ma... Strike fast and true, and our quarry shall fall. I am saved. Thank you, Arisen. The beast is reactionary, lashing out when attacked. Might we not use this to our advantage? Like... Ma li ricrescono le pustole poi. Io mi farei uccidere se avessi queste pustole, coccolino. Ve lo lascio proprio per iscritto, se volete. Se mi vengono questo tipo di pustole, mi potete uccidere, non è un problema. No. Aiuto. Sì, che alla fine attaccarlo in testa mi fa fare più danno a questo punto. Ma magari si curano. Non voglio.
Non voglio vivere neanche con gli strascichi di queste bustole, bro. Che è morta, Will. Maria Vergine, Will. Cosa mi è successo? Comunque il l'uomo mago là alla fine è sparito. Remember. Right dealt, Ringling, step closer to our triumph. There is no cause for this action. We need only be consistent. Puzzola, no! The beast spits a fell substance. Avoid it at all costs. Watch out! Anche un buco nel petto da cui esce tutto il pus. Mamma mia. Mi ricorda l'anziano che era con me in ospedale, che gli infilavano un tubo nel, fino dentro lo stomaco, dal naso, e c'era questa clessidra fatta di acqua. Cioè praticamente era una clessidra che funzionava da pompa, no? Da un lato c'era l'acqua che ciucciava, che con il peso della gravità faceva da ciucciamento, e dall'altra la parte che veniva raccolta, e veniva fuori questo liquido verde. Questo liquido proprio verde muschio. Fare uno spuntino non più grazie gatto. Ah vabbè, dieta. Perché lui era tipo caduto in giardino, mi ha detto, e le costole gli hanno bucato credo lo stomaco. Ma ci dirà Coccolino che ne sa meglio. Di verde muschio. Cammi! Ma non era Cammi sa come si fa? La bile. Bestia. Questa l'ho sentita. Aiuto, aiuto, aiuto! E vabbè. Una cura? Ma se casti lenta, puzzola. Non sono arrivato impreparato. Però porca troia, cioè, sono anche overlivellate le mie pedine qua, a parte puzzola naturalmente. Eccola là. Merda, io non ho più vita. No, perdo qua. Devo recuperare il tipo. La salsa di tubero? Mi ridà la vita piena? No, resistenza da... Eh no, non ho la cura. Bene, non posso. La boccetta blu.
fa recuperare tutta la salute e la resistenza. Ah. Ah, grazie. Pensavo che recuperasse solo sempre la salute, quella sbagliata, tra virgolette. Adesso sì che è cambiata la cosa. Puzzola è morta, eh? No. Merda, al volo! Ok. Proprio qua me la dovevi mollare. Don't give up. Dai, 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 mettimela qua che le curo entrambe. Porca puttana. Sì, vabbè, ragazze, però che cazzo, eh? Adesso non durano più niente. No, volevo appiccicarmici. Vabbè. Lo rifaremo settimana prossima, lo faccio da solo. E adesso non riesco a farlo sicuramente. E magari trovo una cura della vita qua. Uso i libri. Una roba fighissima quella, gatto grigio. Ma ti ripetrifica per sempre? Cioè, di sciotta? Che figo. Immagino che però cacciarla sia tosta. Non mi sta curando. Dai. You
Con one shotare te è giustamente. Giustamente. Figo però. Vediamo se ci riusciamo. Aiuto, non mi si stacca più. Perché ogni tanto, cioè, perché sempre non mi stacca mai dal... Quando mi appendo non mi stacca mai più. Porca troia, cammi. Vabbè. Brava puzzola, combatti il fuoco col fuoco. Arca troia! Anch'io sono mago. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. All together now. The attack has won. Strike fast. Cos'è successo? Oh. Lo fa anche a me. È una merda quella roba lì. Cioè, se io voglio staccarmi, lasciami staccare quando voglio. No! Che è successo? Vabbè. Io look around anche, però. Nelle parti molli! Lo sbu. Dai, mancano due barre della vita. Cioè, una in realtà alla fine, se... Eccola, dai! No! Ah, m'ha preso! Mi sburra! Aia! Non ho più cure! Posso usare questo? Non so che cos'è. Non posso. Sono merda. Non ci credo. Non ci credo. Aiuto! Ragazze! Non mi dar fuoco alle armi. Dammi la vita. Allora sei proprio una cogliona. Non lo vedo. Dove è andato? È stato pure buio. Vabbè. No, avevo la luce accesa tutto questo tempo. Ho sprecato un sacco di roba. I grant you roaring flame. Ormai sono diventato io Liller. Ai 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 ai. Eccola. Dai! Vaffanculo. Venga. Rotti i coglioni. Ti uccido. Fighissima però questa battaglia epica. Di notte. Che battaglia sofferta, fighissima. Guarda che lo uccido e moriamo assieme.
Madò! Allora è stato molto figo, bisogna dirlo. Tis well in hand. We have been entrusted with a task. Let us approach it with all. Ma me le date tutte 15, che culo. I'd wager there's ought to be found here. Let us ponder how best to proceed. I would so enjoy seeing this obstacle smashed to pieces. Mi teletrasporto. If a ranged attack is needed, you can count upon my aim. È stato molto figo. Molto, 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 molto figo. Adesso dobbiamo trovare Tonalissi a battaglia. L'ho già lootato il drago, non mi dà altro. Devo riparlare col tipo qua sotto? Vallo te a ripescare il tipo qua sotto. Non c'è. Guarda se le pendine hanno preso qualcosa. Merda. Sì. Mi sa che è andato via anche secondo me. Pushing on without rest isn't ideal. I'm dead on my feet. Allora, cerco di tornare... Ah, guarda, cerco di tornare lì e magari aspetto il giorno dopo e vedo se lui è qua da qualche parte. Cosa c'è là sotto? È lui? No, non è lui morto quello, vero? Ma come arrivo là? Impossibile. No, no, vabbè, mi levo dei coglioni, basta. Ah, merda. E allora è meglio andare qua, che c'ho casa mia. We seem to have arrived without issue. But are we safe here? Così non spendo neanche soldi per dormire. Se mi ricordo che cazzo vivo. Visto la mappa che si è già spostato, perfetto. Quanto gira male. What does this say? Tacci. Shall we take a closer look? No. Dobbiamo sbagliare strada. Ok. Dormiamo fino al mattino. Sì. Madonna. Boom. To this world I return. Good morrow, everyone. Bene. Che cazzo deposito poi qua? Ah, queste robe. 40 frecce esplosive. Essenziali. Per uno che non ha l'arco. Perfetto. No, no, aspetta, deposito oggetti, poi anche da puzzola. Qui invece, questi me li devo pigliare io. Boom. Doppia lancia più adatta a fare a pezzi che squarciare. Ah, è l'arma del... Ok, perfetto. We've much to be getting on with. Poi. Vendiamo tutto. Perfetto. I don't know about you, but I am full of vim and vigor. Ma devo tenerli in tasca i cristalli da dare al tipo?
Vabbè, poi li riprendo. Li ho messi giù apposta. Tell is, Vermund was once a beast. Welcome to Bjorn's, and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember. No, vabbè, ma tanto lì comunque al massimo lo ritiro, eh. No. Miser's diver. Fighissimo sto scudo, cazzo. Ah. Cos'è questo? Ah, il vestito. Super pantaloni. Perfetto. No. Dov'è Puzzola? Hope to see you again. Perché non è qui? Welcome to Pure and quality is what you need if you want to survive. Ok. No, no, ok. Perfetto. So, bene. Many thanks. I appreciate the business. Ok. No, master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. Sì, me lo dite sempre. Allora, è bello, però porca miseria, che fatica. Che fatica. Che fatica, che fatica. Allora, io vi auguro un buonissimo pranzo. Guardatevi la live della Ale dopo, perché farà una live di compleanno. Vi mando dei termosifoni e noi ci vediamo stasera con Balatro. Va bene?